Si è parlato di sindrome di Down, soprattutto dei benefici psicologici prodotti nei soggetti affetti grazie all'impiego in attività lavorative, oggi al Liceo Martin Luther King di Favara. L'incontro dal tema sindrome di Down, inserimento lavorativo protetto, è stato promosso con la collaborazione tra la stessa istituzione scolastica, diretta dal professor Salvatore Pirrera, e l'associazione Famiglie Persone Down Onlus di Palermo, presieduta dal signor Giuseppe Rocca. Dal liceo di Viale Pietro Nenni vi raccontiamo una bella storia che vede protagonista Rosario Arnone, ventenne favarese, affetto da sindrome di Down ed ex allievo dell'istituto. Rosario, grazie al progetto di inserimento al lavoro protetto, un anno dopo il diploma torna nella sua scuola, ma questa volta nei panni di collaboratore scolastico. Nel suo percorso lavorativo, Rosario è seguito dal tutor Mirko Marziano, un giovane volontario dell'Unione Italiana dei Ciechi e Ipovedenti di Agrigento. Rosario, tu in questa scuola sei stato alunno e adesso ci lavori. Adesso ci lavori. Come ti trovi? Bene. Che cosa fai per questa scuola? Lavoro e studio al liceo statale Martin Luther King, che c'è Anna Rizzo, Francuzzo Bello, Mirko, Mariella, Giuseppina. È meglio restare a casa o venire a scuola? Meglio stare a scuola, a casa o a scuola. Tu stai seguendo Rosario in questo percorso, risponde bene, collabora? Risponde abbastanza bene, con un po' di impegno stiamo riuscendo a portare avanti questo progetto, questa iniziativa abbastanza significativa, perché dà la possibilità dei ragazzi di sentirsi anche loro utili. Fino a qualche decennio fa, i familiari delle persone affette da sindrome di Down erano portati a vedere la situazione dei propri cari come un fattore di diversità sociale, preferendo in certi casi l'isolamento. Fortunatamente, la nascita delle tante associazioni e il progresso sociale e culturale incentivano oggi questi progetti che migliorano l'autonomia e la capacità relazionale e funzionali dei giovani Down. Se torniamo indietro di 20 anni, questo tipo di progetti sicuramente non esistevano. Assolutamente sì, non esistevano perché oggi noi stiamo cercando di portare avanti una cultura che non è più la cultura dell'assistenzialismo dei ragazzi con sindrome di Down, ma dei progetti mirati a migliorare la qualità di vita dei ragazzi e costruire proprio dei progetti di vita che rispondano a quelle che sono anche le competenze che i nostri ragazzi hanno. Io, in qualità di psicologa dell'Associazione Famiglie Persone Down di Palermo, mi occupo proprio di costruire quelli che sono anche i profili funzionali dei nostri ragazzi e quindi comprendere quelle che sono le competenze che i ragazzi con sindrome di Down hanno acquisito anche attraverso dei laboratori che noi facciamo sin da quando i ragazzi sono molto piccoli, per acquisire delle forme di autonomia, delle competenze che poi possono permettere ai ragazzi di svolgere da adulti nella costruzione del loro processo di adultità, di svolgere delle attività lavorative vere e proprie. Nel processo di inclusione sociale rivestono un ruolo fondamentale non solo i familiari, ma anche le istituzioni pubbliche territoriali. Sindaco, come il comune di Favara aiuta questo tipo di iniziativa? Ma intanto, più che aiutare, noi siamo oggi qui soprattutto per ascoltare e per capire come si può fare l'inserimento di una persona Down nel mondo del lavoro. C'è una bella esperienza che è stata registrata in questo istituto e io spero che oggi vengano altri elementi che possano aiutare anche il Comune di Favara, la pubblica amministrazione in genere, a fare interventi di questa natura, finalizzato ovviamente sotto l'aspetto del volontariato, in considerazione del fatto che gli enti locali oggi non possono fare delle assunzioni. Allora, se questa esperienza è positiva, come pare che sia, vorrei verificare con l'Associazione delle persone Down come anche il Comune di Favara può venire incontro alle esigenze lavorative di queste persone che hanno questo tipo di problema e che sono delle persone con una intelligenza fuori dal comune e con un amore, verso il prossimo che dovrebbe essere da insegnamento a tutti gli altri.
Soddisfatto dell'incontro, si è detto il preside dell'Istituto Martin Luther King di Favara, il professor Salvatore Pirrera, che in primis, aderendo al progetto, ha scommesso sulle capacità di Rosario. Noi abbiamo scelto di iniziare l'anno scolastico con questo incontro sull'inserimento lavorativo dei ragazzi down, e per appunto evidenziare quanto la nostra scuola sia attenta alle problematiche dei soggetti con disabilità, che già appunto cura con grande attenzione, ma quanto sia attenta anche alla problematica dell'inserimento lavorativo di questi giovani che, terminati gli studi, possono occuparsi attivamente in qualsiasi settore dell'attività sociale e, se opportunamente guidati, possono rinascere, perché noi ci siamo accorti come questo ragazzo Rosario Arnone sia cambiato in questi 2 mesi di attività, perché è più pronto, è più sveglio, è più volitivo, esegue tutte le mansioni che gli vengono date, e vedo in lui tantissimo entusiasmo, tantissima voglia di vivere.